Allora, sono Daniele Serapiglia dell'Università Nuova di Lisboa. Il mio paper si chiama La paura dell'intimità, la liberazione sessuale negli anni dell'AIDS ed è inserito nel contesto del panel sulla paura negli anni 80. L'AIDS rappresenta una delle grandi paure, una delle paure che colpì profondamente l'immaginario collettivo di quegli anni. Chi alla mia età o è più vecchio ricorda, per esempio, la pubblicità Progresso voluta dal Ministero della Sanità dell'alone rosa che contaminava uomini e donne tossicodipendenti e persone che consumavano rapporti sessuali. E io mi concentrerò soprattutto su alcuni aspetti, sull'aspetto dell'immaginario, ovvero su come attraverso la stampa generalista, quindi i quotidiani e i settimanali, ma anche attraverso la televisione, questa malattia veniva rappresentata al pubblico. Questo perché secondo me è molto interessante un tipo di analisi di questo tipo, poiché se è vero che la stampa tende ad informare, è vero pure che la stampa mainstream, come la televisione, tende ad amplificare quelle che sono le paure della popolazione italiana. E qui abbiamo un dato empirico che conforta l'analisi, ovvero il numero degli spettatori e il numero dei lettori, che per quanto riguarda i settimanali vide una crescita, per esempio negli anni 80, esponenziale. Il punto di partenza, nel mio caso, analizzerò soprattutto quattro casi. Teniamo presente che questa è una ricerca embrionale, che se siamo nei cantieri Sisco, questa è la gara d'appalto, diciamo, della ricerca. E parte da tre esempi. Dalla morte di Rock Hudson, che fu la prima che creò clamore in tutto il mondo e, diciamo, fu il mezzo per cui questa malattia fu conosciuta profondamente. Mi baserò su un programma della RAI del 20 gennaio del 1987 in cui fu proposto il primo film americano sull'AIDS, che vide 7 milioni di spettatori e soprattutto il 50% di share contro un colosso dell'epoca come Dallas. Andrò infine avanti analizzando tutto il dibattito che ci fu a seguito di questa trasmissione e dopo soprattutto farò un'analisi delle pubblicità al Progresso. Questo ci porterà anche a analizzare il discorso politico dell'epoca e anche a vedere come il concetto stesso di rivoluzione sessuale portato avanti a partire nel lungo 68, diciamo, quindi negli anni 60, trovava delle pecche e anche degli aspetti di profondo tradizionalismo in partiti come lo stesso Partito Comunista Italiano. E soprattutto mi concentrerò sull'aspetto nodale, ovvero il comportamento della Chiesa Cattolica nei confronti di questa malattia, una Chiesa Cattolica che intanto continuava a, tra virgolette, a vietare l'uso del preservativo, ma tramite il suo atteggiamento influenzava anche l'atteggiamento del governo e soprattutto nella figura del ministro Carlo Donat-Cattin, che addirittura dopo aver costruito la pubblicità Progresso e degli elementi per la lotta contro l'AIDS, mandò agli italiani 20 milioni di lettere in cui si chiedeva di non avere altri partner fuorché quelli fuori dalla famiglia. Quindi in un certo senso si sosteneva la posizione della Chiesa Cattolica, che poi era quella contro la quale anche lo stesso movimento omosessuale polemizzava a partire dagli Stati Uniti e dall'esempio di Allah.